appassionati di birra biellesi e tutti quelli che arrivano per Bolle di Malto, che è arrivata l'ottava edizione, attenzione perché sto per presentarvi un birrificio artigianale che arriva da Perugia e sarà presente appunto a Bolle di Malto. Siamo con Antonio Boco. Ciao Antonio. Ciao e grazie mille a voi. Antonio, tu nel backstage mi hai raccontato una cosa bellissima. Il vostro marchio Birra Perugia trasuda di storia dal 1875. Racconta un po' ai nostri lettori che quanta storia c'è nelle birre tue e Allora, vostre. tanto noi appunto abbiamo pensato ad una rifondazione del birrificio perché il birrificio storico nasce nel 1875. Per mano di un giovane birraio brianzolo, Ferdinando Sanvico, che arriva a Perugia rilevando un microimpianto in uno scantinato della città, del centro storico cittadino, di una signora austriaca di Innsbruck, che faceva la birra quindi dalla metà dell'Ottocento. Quindi la storia della birra a Perugia è una storia molto molto lunga. In realtà poi dal 1927, quando viene assorbita, diciamo, da un grande gruppo industriale, la storia della birra Perugia, diciamo, vive una sospensione per 86 anni e poi nel 2012-2013 decidiamo di rifondare proprio il marchio storico della nostra città. Insomma, approfondiamo, ci appassioniamo molto a questa storia incredibile e arriviamo alla rifondazione del 2013. Quindi noi siamo relativamente, diciamo, abbiamo 11 anni. È una cosa bellissima perché la storia è importante. Come siete entrati in possesso dei documenti di Birra Perugia? All'inizio abbiamo trovato delle vecchie insegne pubblicitarie e poi ci siamo molto appassionati, come dicevo, e quindi abbiamo cercato documenti, materiale, insomma, atti della giunta, giornali dell'epoca e poi siamo venuti anche a conoscenza del fatto che il nipote del fondatore, quindi Emanuele Sanvico, era ancora vivo, è ancora vivo, quindi l'abbiamo cercato, incontrato, ci ha raccontato molte cose relativamente al birrificio, molti aneddoti, molti documenti, e quindi abbiamo ricostruito perfettamente la storia e eravamo pronti a quel punto per partire con la nostra avventura. Beh, intanto complimenti perché è una bellissima operazione di marketing e anche culturale, perché questo vuol dire veramente andare a cercare le storie, la gente piace sentire queste cose. Allora, veniamo ai tempi nostri. Cosa ci proporrete a Bolle di Malto? Allora, sicuramente i nostri capisaldi, noi cerchiamo di fare delle birre, ma non proliferarle, quindi abbiamo anche molte birre, molti stili, molte etichette che sono con noi da 10 anni, cioè da quando abbiamo rifondato il birrificio. Per esempio queste qua, e in particolare la Calibro 7. La Calibro 7, insomma, gli appassionati di birra artigianale più attenti forse la conoscono perché è una delle pale ale che nel tempo ha raccontato qualcosa, una sua originalità e ha ricevuto veramente tanti riconoscimenti, tanti premi. È una birra molto molto apprezzata che, diciamo così, è ancora sulla cresta dell'onda, quindi ancora oggi dopo diversi anni è una birra che piace, quindi sicuramente la porteremo. Porteremo le nostre birre luppolate, porteremo sicuramente anche una Pilsner, quindi un po' tutto il nostro gioco. Il nostro gioco è un gioco stilistico che guarda soprattutto al movimento inglese, quindi alle pale ale inglesi con gli spin-off chiaramente anglo-americani. Anche se poi questo parliamo di stile, ma poi diciamo l'anima umbra si sente nelle nostre birre sempre di più perché abbiamo tanti progetti per la valorizzazione di materie prime locali, a cominciare dal malto Pilsner 100% di orzo coltivato in Umbria e maltato in Umbria e da 7 anni anche di luppoli umbri. In particolare nell'alta valle dell'Umbria ci sono dei progetti molto belli che noi seguiamo attentamente, anzi siamo anche partecipi del movimento, proprio per lo sviluppo dei luppoleti nella nostra regione, quindi usiamo anche molta materia prima locale. Bene, grande regione Umbria, aggiungo io e aggiungo che
tanta esperienza e sento nelle tue parole sicuramente che sarà apprezzata dai biellesi il 29 di agosto, quando inizierà Bolle di Malto, dove si potranno assaggiare e degustare le tue birre. Grazie Antonio, grazie di essere stato con noi. Grazie mille a voi e ci vediamo a Biella. Grazie.